stato con noi. Nel nostro spazio di medicina oggi parliamo di ostruzioni biliari e calcoli. Tantissima gente ci soffre, ma poche persone sanno localizzare esattamente dove sono i dolori sul corpo. Questo è un problema, perché il guaio è che digeriamo male e se lo trascuriamo può diventare molto grave. Dico bene, buongiorno e benvenuto a Vincenzo Cennamo, responsabile di gastroenterologia dell'ASL di Bologna. Allora, noi cerchiamo oggi di prendere GPS e di localizzarlo. Come facciamo? Se questo è il GPS, io lo vado a localizzare sul mio corpo. Dispiace, perché come modello anatomico non sono granché, ma giuro, ho le costole e qua sotto, sotto le ultime costole, c'è il fegato. Perfetto. Nel fegato nascono lì. Destra. Vede che però lei si vede meglio. Nel fegato nascono le vie biliari, piccoli canalicoli che portano la bile, che è una sostanza che produce il fegato e serve a digerire, nell'intestino, dove fa la sua funzione. Nel loro tragitto incontrano un serbatoio, che è la colecisti o cistifeglia, che gli si voglia, che raccoglie la bile e la spinge fuori quando serve, dopo i pasti contraendosi. Alla fine del loro percorso sfociano in questo piccolo orifizio, molto molto piccolo, 1-2 mm, che si chiama papilla, e attraverso il quale fuoriesce la bile nell'intestino e va a fare la sua funzione. La bile normalmente è molto fluida, però può diventare, per vari motivi alimentari, costituzionali, molto più densa e quindi causare una sorta di fango, oppure addirittura vere e proprie pietre, calcoli, che si possono ostruire. Ecco, noi abbiamo una grafica, stavo guardando di qua apposta, così capiamo meglio quello che lei ha detto e lo verifichiamo qua. Grafica stupenda degli autori, come vedete l'uno è il fegato, lassù in alto questo albero che vedete sono le vie biliari, al numero 2, al numero 3 la cistifellea, 5 l'intestino, dove vedete le vie biliari vanno a sbucare, ma vedete che lì vicino c'è un organo che è il numero 4, il pancreas, delicato, ne parleremo dopo, perché l'ostruzione dei calcoli può causare sia un danno sulle vie biliari ma anche un danno sul pancreas. Chi ha questi problemi quali dolori accusa? Così lo diciamo subito e facciamo in modo che siano riconoscibili per tutti. Con diamo chiarezza. Una mano a casa. A casa diamo una mano volentieri. Allora, se l'ostruzione è da calcoli, è acuta e per cui i sintomi sono littero e il dolore. Cos'è l'ittero? L'ittero è un colorito giallastro della cute e delle mucose, che però è visibile. Visibile, a meno che non sia molto lieve, e in quel caso si colora solo le sclere, la parte bianca dell'occhio. Sai che si dice che lo specchio dell'occhio è lo specchio dell'anima è l'occhio? Invece l'occhio è anche specchio di malattie, in particolare questo. Per cui se notate un po' di colorito giallo intorno alle sclere è un segno da non sottovalutare. Attenzione. Il e poi dolore, i dolori? Ecco. Il dolore, allora, come dicevamo, siccome le vie biliari le abbiamo già localizzate con il nostro GPS, lì, un po' più su, ecco, esatto, il dolore nasce... Sì, sta male. No, perfette le mie, grazie. No, sembrava segnato... Finché... Allora, noi scendiamo e andiamo un po' più giù. Il dolore tipico è nell'emicostato di destra a metà, è crampiforme perché i muscoli delle vie biliari cercano di espellere il calcolo. Può essere localizzato anche qua e irradiato o riflesso sulla spalla destra. Quali esami servono per una diagnosi certa, così arriviamo subito? Casi semplici, esami semplici, semplici esami del sangue e un'ecografia classica possono già aiutarsi. Casi più complessi richiedono TAC, risonanze magnetiche o un esame che si chiama ecoendoscopia, che si fa mettendo una sonda attraverso la bocca e arrivando lì di fronte a dove sfociano le vie biliari con un ecografo che ci fa vedere benissimo il tutto. Allora, una volta che abbiamo capito che è un calcolo e che questo è il problema, che cosa bisogna fare, professore? Allora, bisogna fare un esame che si chiama CPRE, che è un termine molto complesso, e se glielo traduco è peggio, perché colangiopancreatografia retrograda endoscopica non lo capirebbe nessuno. Glielo spiego più semplicemente. CPRE. Glielo spiego più semplicemente. Si va con una sonda di fronte proprio in quell'orifizio, che è dove le vie biliari fuoriescono nell'intestino, esattamente, questa e con qua. Qui lì in fondo, come vedete, quel tubo nero è il nostro endoscopio, e si risale a ritroso come dei salmoni, esattamente da dove le vie biliari arrivano noi gli andiamo incontro, con accessori piccolissimi, piccolissimi, attualmente anche accessori avanzati che sono microendoscopi. Ecco, quindi quale addestramento serve per fare un intervento del genere? Noi l'abbiamo vista in azione con il suo camice che... Ha visto, così visto. Sobrio, sì, un colore, molto. No, perché a me piace il grigio. Allora, ecco.
E la realtà dei fatti è che l'addestramento è molto lungo, però fortunatamente prevede concentrazione, studio e poca palestra, se no io non sarei qui a parlare di questo. Ecco, una volta che abbiamo eliminato appunto i calcoli, cosa succede? Allora, una volta eliminato i calcoli, diciamo dal punto di vista della risoluzione dell'esame, sì, tutto a posto, l'unica cosa c'è da dire è che questo esame non è scevro di complicanze, è un intervento chirurgico mini-invasivo, per cui ci vogliono circa 1 o 2 giorni di degenza, ecco in questo Perfetto. Caso vedete proprio la papilla. Ritorniamo all'intervento, vediamolo. Eccolo qua, questo Eccolo è proprio qua. Come operiamo noi, vedete, si entra con questi accessori piccolissimi, ecco qua sono al lavoro all'interno di questo orifizio millimetrico. Sì. E in questo caso vi faccio vedere proprio questo microendoscopio che entra all'interno di queste vie biliari, sorretto da un filo che chiamiamo filo guida, e queste sono le vie biliari all'interno. Questo è un calcolo fotografato mentre sta ancora all'interno a causare problemi, dobbiamo toglierlo. Lo stesso microendoscopio con una fibra laser può frantumare il calcolo se è molto grande, in questo caso vedete una frantumazione da queste fibre sì. laser. E questa è l'immagine endoscopica, vedete questi spot di luce quando noi diamo gli impulsi, è cosa che ci permette, dopo aver tagliato un piccolo taglio per permettere la fuoriuscita del calcolo, di estrarre anche calcoli di grosse dimensioni. Ecco, qua il paziente sta per essere guarito. Abbiamo visto praticamente un intervento. Adesso occupiamoci della stenosi, dei restringimenti. Sì, come dicevo, in questo caso cambia i sintomi perché l'ittero, quella colorazione giallastra della cute, interviene senza dolore perché è più subdolo, si chiama ittero muto e il sospetto è un tumore. Nel tumore c'è appunto un restringimento delle vie biliari perché cresce la malattia e quindi chiude le vie biliari con un tipo diverso. Abbiamo un'animazione grafica, la commentiamo insieme. Eccola qua, vedete, la vediamo, vedete questa chiusura delle vie biliari. Questo è lo stent. Questo è lo professore. Stent che è metallico, si rilascia e si allarga progressivamente per permettere, ecco adesso questa è l'animazione, Eccola. Vedete questa chiusura, la vedete chiaramente? Sì, sì. Noi introduciamo questa protesi o stent che Dio si voglia e vedete come si allarga e tiene separate le vie biliari e impedisce la chiusura totale e qua esce all'esterno e permette il flusso di bile. Questa è l'immagine dal vivo, diciamo così, e questo che vedete aprirsi lentamente sotto radiologia è proprio questa protesi metallica che piano piano dilata le vie biliari e ci permette di far uscire la bile e continuare a fare la sua funzione. Perfetto, e questa metodica comporta dei rischi? Come dicevo, non è un esame, è un esame mini-invasivo che dà pochi rischi, però è chiaro che è un esame complesso da fare, molto delicato, i rischi sono stracalcolati e comunque se li mette su una bilancia molto inferiori al rischio della malattia che andiamo a curare. Ecco, quindi la convalescenza, lei prima ce l'ha detto per quanto riguarda i calcoli. La convalescenza del paziente è di 1 o 2 giorni, usando noi camici di piombo pesantissimi, la convalescenza del medico a volte 7-8 giorni ecco, per via dei mal di schiena. La convalescenza del medico che non quella del paziente. Grazie a Vincenzo Cennamo per essere stato con noi.